collezione 2018 è praticamente figlia di tanti anni di osservazioni, di esperienze, di vita, di progetti realizzati e anche di dialogo con i nostri artigiani. L'idea nostra è sempre quella di perseguire gli anni 30, però quest'anno con un profumo di Africa, quindi i materiali che abbiamo scelto si stanno avvicinando un po', diciamo, all'idea del coloniale, il coloniale super elegante. E abbiamo sostanzialmente realizzato 55 nuovi prodotti che vanno dalla luce al mobile, all'arredamento, diciamo, normale per la casa, tappeti, abbiamo completato nuovi ambienti con nuove proposte. La collezione è sostanzialmente divisa in due parti, una parte è progettata e disegnata da me e dai nostri diciamo, ragazzi all'interno dell'azienda, che ho questa passione da sempre, essendo cresciuto in questo mondo, e l'altra parte, invece l'altra metà dello stand, è disegnato da Samuele Mazza, il quale, devo dire, con grandissima capacità, superiore alle mie sicuramente, è riuscito a darci un progetto che colpisce esattamente i miei gusti, che non sono facilissimi, e che abbracciano tutte le nostre caratteristiche, cioè quella di eleganza, anni 30 e sapore di Africa. Il nostro showroom è stato riprogettato completamente, abbiamo realizzato, siccome è il progetto che noi vendiamo nel mondo, una boutique showroom, in quanto nelle mie teorie non importano avere degli spazi enormi per poter vendere, perché l'importante è la rappresentanza. Quindi si racchiude nell'avere uno spazio sui 150-200 metri massimo che possa dare le proposte base per l'arredamento di una casa e che solleciti quindi l'attenzione dei consumatori per poter arredare la propria casa con certe diciamo, impostazioni. Abbiamo rifatto la nostra boutique e in più siamo presso Galleria Manzoni con Marie Claire nell'area organizzata dal architetto Marco Piva, e a noi è stata dedicata l'area Gold, e l'idea è quella proprio di racchiudere tutti i colori della stagione per poter anche lì, però devo ancora andare a vedere tutte le scenografie, per poter essere così velocemente organizzati e indirizzati ad arredare una propria casa o un albergo, piuttosto che non so che cosa, insomma, così in generale, per poter arredare tutto.